ci vuole qualche momento in più. Per andare proprio a vedere quello che tu Ecco. dicevi nel particolare. Ed eccola qua, infatti, il triplo Salchow considerato under rotate, quindi sotto ruotato, valeva 2,90, alla fine è valso solo 2 punti. Il triplo Lutz con Legge valeva 7 punti e 40, alla fine ne è valso solo 6,30. Solo livello 3 per il flying seat, per il resto abbastanza bene, insomma, però ha preso parecchia penalità rispetto a quello che ha presentato. E su ghiaccio l'atleta estone Svetlana Isakova è passata lei dalle preliminari round, ha ottenuto una quinta posizione con 73 e 42. Molto soddisfatta si è dichiarata per aver ottenuto l'accesso allo short program. Triplo Tolup, doppio Tolup. Triplo flip. No, errore sull'arrivo del doppio axel, peccato. Svetlana Isakova, la sensazione che mi ha dato Franca è che dopo quell'errore si sia completamente demotivata, cioè ha capito che il suo esercizio era compromesso e l'ha portato avanti perché quasi lo doveva portare avanti. È una sensazione che mi ha trasmesso. Diciamo che già non è una pattinatrice particolarmente espressiva di suo, in più con un errore tecnico e probabilmente un po' di demotivazione appare così. In più certamente la musica e il programma non hanno favorito, eh. Una musica troppo pesante per Musica lei, di Mendelssohn. non interpretabile, neanche costruita, i passi non c'entravano niente con la musica, sembrava che lei poteva pattinare su questa musica o su qualche cosa d'altro ed era esattamente la stessa cosa, quindi direi che non è stata proprio una prestazione felice quella di Svetlana, Lei poi è anche se giovane, 17 anni, però è forse un debutto che si aspettava diverso, nonostante fosse comunque molto contenta per la preliminare. sì, buona la combinazione. Sempre arrivi un po' dubbi da parte di queste ragazze. Due piedi sul triplo flip e questo è l'arrivo del doppio axel.
in avanti, in gergo cosiddetto step out, lei non riesce a bloccare la rotazione e quindi è costretta a eseguire un altro passo, un altro giro per stare in piedi, e questo naturalmente è un meno 2 tranquillamente da parte dei giudici. E intanto noi, mentre guardiamo Svetlana Isakova, continuiamo anche a tenere d'occhio il time schedule, siamo in attesa proprio di vedere Alice Garlisi che andrà a chiudere il gruppo 3 e poi Carolina Kostner che andrà ad aprire il quarto gruppo e Valentina Marchei a chiuderlo. Veramente abbiamo le italiane così ravvicinate, emozioni che ci aspettano, Branca. Eccolo qua, in particolare proprio dello step out. Le volte abbiamo delle immagini sui piedi e su quello che avviene sul ghiaccio molto molto precise, che riescono a farci capire bene l'errore. Quello che è molto difficile da capire naturalmente è che cosa genera l'errore, perché l'errore è una conseguenza, bisogna capire poi qual è la causa dell'errore, ma questo è, lo lasciamo ai tecnici, puramente tecnici del pattinaggio. Punteggio per Svetlana Isakova, 24-12, tecnico LMS 18-18, per il score 42-30, che rappresenta comunque il suo miglior punteggio stagionale, ma si posiziona al quinto posto e comunque a questo punto per lei è assicurato ovviamente il posto nella finale, lo ricordiamo 28 atlete in gara e solamente 24 nel free.